Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo detto nell'ultimo vlog, sono stata su un ghiacciaio la settimana scorsa e quindi in questo video vi farò vivere insieme a me l'esperienza. Alla fine di questo video parlo un pochino di tutte le sensazioni che ho provato e cosa mi sono portata a casa, quindi grazie a chi lo ascolterà fino alla fine, io vi lascio al video. Della vita che adoro, gli antipasti a buffet, e cioè questi sono solo gli antipasti, ma dobbiamo parlare di questa tipo parmigiana di melanzane che non sono fritte, è deliziosa. Sono qua già al bis. Verdure, pasti. Stasera a cena abbiamo scoperto che non siamo minimamente preparati per domani, ma va bene. Ma non noi è vero. ora posso spingere l'altramento. In qualche modo sopravviveremo, ma noi ora stiamo passando una serata, anche se domani la sveglia alle 6, quindi a giocare a Ramino. E sai chi vince? La Fashions. Zan, 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 zan. Ma no, ma si mancava una carta. Cioè, ma hai preso il Ramino? Ah, c'avevi pure Jolly? Ramino si chiama. Cos'è sta scala? Oh, che male. Nada. Ma la bellezza. Cioè, questo buffet è stupendo. Stupendo. Ci siamo. Ghiacciaio. Ce lo dice, oltre i 4.000 ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, Jimmy! E anche questa avventura per la casa! E la discesa è tosta, forse tanto quanto la salita, cioè sulla cresta della montagna. Tra i rocci a strapiombo. Sì, tra le rocce a strapiombo. Ora siamo quasi arrivati giù, ma insomma. Dopo tutta la mattina, siamo in giro dalle 8 e sono le 3, insomma, le gambe si incominciano a far sentire, anzi, molto. Siamo veramente stanchi. Questa è stata una delle esperienze più stancante e distruttive che abbiamo mai fatto. Emozionante, ma veramente devastante. Abbiamo bisogno di un po' di tempo per metabolizzarla. E abbiamo visto anche lui. Bellissimo. Wow. Wow, che emozione. Hola! Siamo tornati da qualche giorno e abbiamo avuto bisogno di veramente 3 giorni per riprenderci fisicamente e metabolizzare tutto quello che abbiamo vissuto. È stata un'esperienza che io ho descritto come potente per 2 motivi. Uno, dal punto di vista fisico e mentale, è stato veramente difficile. Penso non sia un'esperienza che tutti possono fare, ci vuole un bel po' di allenamento, ci vuole prestanza fisica, perché sono veramente 4 ore di scalata ininterrotta.
tutta, perché prima si fa l'avvicinamento al ghiacciaio, quindi si arriva a 3200 metri con la funivia e poi c'è da camminare un pezzo su ghiaccio e acqua, dove sono caduta, e poi scalare e superare una montagna. Ma quando dico scalare è veramente scalare e si va veramente in alto, senza, non ci sono parapetti, cioè comunque devi essere predisposto e devi essere abituato a stare in montagna, quindi devi aver almeno fatto hiking, trekking, un po' di scalata. Non è una cosa che puoi fare così dal giorno alla mattina, devi essere preparato fisicamente, perché poi arrivi dopo un'ora e mezza più o meno che hai scalato e cioè, le gambe la sentono la scalata, arrivi e ti metti i ramponi e parti a camminare sul ghiaccio, che quando la guida ha detto ma sì, ora camminiamo sul ghiaccio, ho detto camminiamo, no, camminiamo, c'è una salita continua per 2 ore e mezza così in mezzo alla neve un po' sciolta, quindi facevi ancora più fatica, purtroppo la situazione è quella, e è stato veramente veramente faticoso anche e soprattutto a livello di fiato, perché è una cosa che è difficile magari da comprendere se non si vive, ma nel momento in cui la vivi la capisci benissimo, la mancanza di ossigeno. Quindi man mano che sali l'ossigeno è sempre meno e quindi si fa fatica a respirare, tanto che io avevo anche il raffreddore, quindi ogni volta che mi soffiavo il naso andavo in affanno, anche perché poi inizia a fare fatica, quindi già a prescindere vai in affanno, in più la mancanza d'ossigeno, a un certo punto io veramente camminavo e respiravo così e stavo benissimo, però insomma cioè, anche la gola, insomma, a livello fisico è tosta, a livello mentale anche, perché devi resistere alla fatica e poi soprattutto, e quella è una cosa tipica della montagna, una volta che sei arrivato su devi anche scendere e devi scendere con le tue gambe e devi essere in grado di sopportare anche a livello mentale quel fatto che sei lì, cioè sei bloccato, ovvio, puoi sempre chiedere i soccorsi eccetera, però insomma non posterei i soccorsi perché sono stanco, non ce la faccio, cioè non ci andare. Quindi e a livello mentale gioca tantissimo e poi diciamo che allora ero un po' combattuta prima di partire, perché dopo tutto quello che era successo pochi giorni prima sulla Marmolada non me la sentivo di andare, e arrivare lì tutta sorridente eccetera, cioè lo trovavo una cosa tremenda, però ci ho riflettuto e poi alla fine ho deciso di andare, perché purtroppo di scioglimento dei ghiacciai, di surriscaldamento globale se ne parla da sempre, e io l'ho sempre vista come una cosa lontana da me, una cosa degli altri, una cosa sulla quale io non potevo avere nessun effetto e che non mi che non influiva su di me. E quindi ho deciso di andare perché volevo vedere con i miei occhi, volevo capire di che cosa stiamo parlando e confrontarmi con la realtà. E infatti il confronto con la realtà c'è stato. È un confronto con quello che è la nostra attualità e che purtroppo tra qualche anno i nostri figli, i nostri nipoti vedranno soltanto sui libri di storia, perché purtroppo i ghiacciai fra qualche anno non ci saranno più. E ho visto dei crepacci, abbiamo saltato crepacci, buchi di 30 metri e sì, ho avuto anche paura, però mi affidavo alla guida, che sono tipo di seguito, sanno dove devo andare e sono bravissimi nel loro lavoro, e non l'avrei mai fatto senza una guida, perché è veramente pericoloso, non fatelo senza una guida, senza una persona che ne sa. E sono rimasta, cioè è una cosa che appunto mi ha molto, e appunto per questo che la reputo un'esperienza potente, perché ti mette davanti alla realtà dei fatti e non dico che ti cambia, cioè non è che mi sento cambiata, però un pochino sì, perché ti fa pensare che è una cosa che in realtà ti tocca, che è qui, che è vicino a te, che non è lontano, soltanto perché non la vedi ogni giorno sotto i tuoi occhi, anche se in realtà la vedi ogni giorno sotto i tuoi occhi, visto il caldo anomalo di questi giorni, però
qualcosa di veramente importante. Io sono veramente felice di essere andata alla fine, di aver vissuto questa esperienza e che mi abbia stimolato tante cose che ora faccio un po' fatica a descrivere, incasellare, eccetera, però sento che anche nel pochino, nel mio piccolo, vorrei provare a fare qualcosa. Io ho un'azienda di benessere, quindi io ho un'azienda che è incentrata sul benessere a 360 gradi, quindi non soltanto cura della persona, ma anche dell'ambiente che ci circonda. Quindi sicuramente in qualche modo cercherò di integrare quello che ho vissuto, quello che ho visto, quello che potremo fare con la mia azienda. E si è smosso qualcosa e penso che non si era smosso prima, appunto perché lo vedevo troppo lontano. Mi sono sempre sentita troppo impotente, perché nel momento in cui ti dicono sì, per rimediare bisogna ridurre CO2, bisogna aumentare i pannelli solari, cose eoliche, cose sostenibili, eccetera, tu dici sì, vabbè, ma io, cioè, che cosa faccio a casa? Ti senti sempre piccolo, ti senti sempre impotente e che dipende sempre dagli altri. Invece mi ha dato l'idea, cioè sono tornata a casa con l'idea che nel mio piccolo può anche dipendere da me. Quindi io non so che cosa farò, non so come reagirò, se i miei buoni propositi, spero, dureranno a lungo e cosa veramente concretamente potrò fare, però se si è accesa quella piccola fiammellina. E io credo nella fiammellina e chissà. Spero, e in realtà spero, avendo condiviso questi contenuti con voi, di aver acceso questa piccola fiammellina anche in voi. Comunque, se mai vorreste provare questa attività, vi lascio la descrizione di quello che abbiamo fatto, questa Pink Experience sul Monte Rosa. Questa era un viaggio stampa e è un'attività creata da Visit Monte Rosa dedicata alle donne, però parlando con l'agenzia è possibile creare anche delle attività di miste, insomma, è assolutamente inclusiva, però questo è un bellissimo progetto dedicato alle donne per spingerle a fare delle attività tipicamente maschili o comunque dove è l'uomo che tra, per spingerle a fare gruppo e un pochino fuori dalla comfort zone. Basta. Io vorrei terminare qui questo vlog, che penso che sia stato abbastanza intenso di tematiche, e ci vediamo nel prossimo video. Un sacco, ovviamente, come sempre, di aggiornamenti anche su questa casa, chi lo sa, incrociate le dita per me. Io vi lascio, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di tutto questo argomento, i vostri consigli, profili da seguire, dove documentarsi. Voglio che qui sotto si crei molta condivisione e che non sia sempre one way, cioè io che racconto a voi e voi che rispondete a me, ma provate anche a parlarvi fra di voi e condividere fra di voi. Io ne sarei felicissima, mi piacerebbe che qui sotto si creassero dei dibattiti positivi, perché penso che siano molto stimolanti e mi aiutano anche tanto a me per vedere diversi punti di vista, per imparare cose nuove. Quindi grazie a chi scriverà e basta. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!